Fabio, siamo con Nicola Mora del Movimento 5 Stelle, a cui chiediamo di questa indiscrezione sui 12 senatori del PD. Maurizio Santangelo, un suo collega, ha detto che avrebbero manifestato così l'interesse a passare nelle fila del Movimento 5 Stelle. Guardi, su questo non le posso dire niente. Io non so, ho molta stima degli elettori, un pochino di meno degli eletti, poi vedremo. Ma francamente il movimento, io ripeto, è sempre una casa aperta. Si può uscire, ma si può anche entrare. Si può anche uscire dunque, perché c'è anche questa voce, c'è qualche, anzi proprio Renzi andrebbe a puntare su qualche fuoriuscito del Movimento 5 Stelle, questa è la vulgata. Il movimento non è affatto una casa circondariale, per cui nessuno si deve sentire con una camicia di forza addosso. Noi ragioniamo, discutiamo, ma nelle decisioni che abbiamo preso, anche ultimamente, siamo stati sempre compatti e coesi. Poi però, se qualcuno la pensa diversamente, vuol decidere diversamente, tradendo la fiducia che gli è stata accordata dal corpo elettorale, potrà certamente farlo. Io non escludo, non ho capacità profetica per il futuro, amo dire che però il Però movimento li io lo vede tutti i chiamo. giorni, insomma, li vede che c'è qualcuno che ha sempre anche battuto sul tasto del dialogo. Ma guardi, pure io voglio dialogare con tutti, ma non voglio dialogare con chi perderei tempo, con i sordi, con chi per esempio non rispetta le istituzioni parlamentari, con chi manda gli hashtag stai sereno Enrico per poi sostituirli con riposa in pace Enrico. Per cui francamente a me piace la coerenza e ho memoria. Tra chi non rispetta le istituzioni, secondo il Movimento 5 Stelle, c'è anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Voi non siete andati e non andrete alle consultazioni che sono appena cominciate, per quale ragione? Noi non andremo innanzitutto perché pochi giorni fa, rispettando appunto l'istituzione, ma non l'uomo che in questo momento la rappresenta, abbiamo deciso di porre in stato di accusa appunto il Presidente Napolitano. Poi naturalmente in Parlamento i numeri la dicono tutta, per cui la nostra richiesta, per quanto inizialmente ci fosse stata un'apertura di credito da parte di altre forze parlamentari, non è stata votata, a dimostrazione del fatto che pochi sono coerenti alle parole e fanno seguire i fatti. E poi perché comunque questo è un copione già scritto, e poi le voglio far immaginare questa scena. Magari c'è chi sale perché appunto partecipa alle consultazioni e magari incontra qualcuno che sta estromesso di recente dal Senato con un voto palese, perché altrimenti si sarebbe avuta qualche ulteriore difficoltà, perché un condannato in via Stiamo definitiva. parlando di Silvio Berlusconi. Però Benissimo, a guidare un'altra delegazione, perché noi sappiamo che la delegazione di Forza Italia anche Beppe non, Grillo è pregiudicato. ma infatti non partecipa. Ha partecipato però. È un altro discorso, non ha consultazione per il conferimento dell'incarico a qualcuno che è stato già condannato in primo grado per danno erariale. Quindi, come vede, insomma, la logica da casa circondariale prima o poi purtroppo trionfa. Noi vorremmo restituire ai palazzi una dignità che debbono poter avere, risultando aperti ai cittadini. I palazzi debbono aprirsi, ci deve essere una logica di trasparenza e di pubblicità che anche quest'ultima crisi parlamentare ha negato. Noi vorremmo che Ecco, per veramente. esempio, voi avete chiesto che questa crisi venisse Madonna parlamentarizzata. parigiana, e ci sembra il minimo, perché noi tutti abbiamo diritto, in quanto cittadini, oltre che parlamentari, di sapere. Lei sa per esempio che cosa si siano detti nell'incontro famoso Letta e Renzi? Lei sa che cosa insomma si è frullato nella testa di. Le crisi vanno affrontate, perché ci possono tranquillamente essere, nei palazzi preposti, queste sono le istituzioni. Se noi le istituzioni le trattiamo in questo modo, a questo punto io mi domando, paradossalmente, perché chiudere soltanto il Senato? A questo punto forse l'indicazione di Renzi è di chiudere sia il Senato che la Camera, tanto sono inutili in una prospettiva aziendalistica e decisionista, forse. Questo è tutto da vedere, naturalmente voi esprimete la vostra posizione. L'ultima domanda, che le voglio fare è, se Renzi si dovesse presentare, così come ha detto per tutta la campagna delle primarie e in questi mesi, con la proposta di risparmiare 1 miliardo, abolire il Senato elettivo, voi che avete sempre fatto una battaglia sui tagli dei costi alla politica, cosa direste? Allora, io ricordo che a dicembre la UIL ha promosso un'inchiesta che si è conclusa con l'indicazione di voci che si potevano tranquillamente tagliare, voci di costi della politica per 7 miliardi di euro. Tutto questo senza abolire il Senato, però su tutto si può ragionare, solo che noi piuttosto che le parole inseguiamo i fatti. Quindi noi di fatto abbiamo già rinunciato a qualcosa che comunque lo Stato ci dava e l'abbiamo restituito. Renzi continua a far parole, però mi sembra sempre quella canzone di Mina, parole, 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 e ancora fatti ne attendiamo.
E allora vediamo, il Movimento 5 Stelle attenderà la prova dei fatti, il governo Renzi non andrà al Quirinale per i colloqui con Napolitano, vedremo quali saranno le prossime mosse. Ringraziamo il senatore Morra per essere